tell me if you're really there. Don't make me fall in love. Stamattina mi sono lavata il viso con questo e io uso sempre questo sapone qua nell'ultimo periodo. Volevo provare con voi questi due prodotti qua. Una è la maschera di Heisenberg, invece l'altra è il contorno occhi. Invece sul viso noi ci mettiamo un'altra crema. Cioè sul viso ci mettiamo, mi faccio un'altra maschera, volevo dire. Devo finire quella dell'Elixir Jeunesse di Roche. Che bello, cielo chiaro, probabilmente oggi c'è il sole, sì. Buongiorno, allora ho appena finito di fare colazione e sì, ho ancora sulla maschera che è un po' tutta appiccicaticcia, ma adesso andrò in bagno a lavarmela e mi metterò la crema. E niente, tra l'altro, cioè, dato che ho un botto di roba da fare, mi sono riscaricata di nuovo il minimalist per scrivermi tutte le cose da fare, perché va a finire che io mi dimentico veramente le cose da fare. Devo prima riordinare la stanza perché è veramente un total disastro, cioè credetemi, ci sono cose a caso ovunque. È pomeriggio, devo ancora farmi la doccia, sono tornata dalla palestra, oggi ho fatto pesi, insomma ho lavorato più di massa, non ho nemmeno fatto cardio sinceramente. E niente, mi sta piacendo l'allenamento che sto facendo adesso, anche perché sto sviluppando tantissimo sui dorsali, glutei e addominali. Le braccia le sto lasciando un po' stare, anche se dovrei, cioè prossimamente, perché veramente se no non riesco neanche a piegarmi tipo. Dovrei andare da mia cugina perché le devo dare il regalo di compleanno che ha fatto 13 anni. Quindi, che ha fatto 13 anni martedì, penso fosse il 4. E niente, poi torno su che mi doccio e poi finalmente vado ai mercatini, sempre che riusciremo ad andare. Niente, oggi per la prima volta tipo dopo 100 anni esco, e cioè esco decentemente, però quindi ho deciso, insomma, ho detto vabbè dai, trucchiamoci, rendiamoci per una volta presentabili, sembriamo delle ragazze, cioè voglio sembrare una donna per una volta. Inizio con il mio primer, questo qui è il primer di Clinique. Quando esco che voglio fare una roba carina, voglio fare un trucco carino, di solito metto il primer. Questo fondotinta qui, che è il numero 12.5 Camel di NYX, ed è della linea Total Control. Allora, è fatto a gocce, vedete, con la pipettina. E io di solito qualche goccia qua sopra, e di solito poi lo applico così piano piano. Cerco di uniformare. Contando che io ho ancora qualche discromia qua, adesso non si vedrà dalla fotocamera perché ho messo a lavare le tende e ho tipo la luce naturale sparaflesciata, ok? Fisso il tutto con la mia cipria della Makeup Forever, ne metto veramente un goccio perché già dal vivo, a dire la verità, non sono bianca per un cavolo, anzi... Cioè, ho il mio colorito un po', sì, un po' più bianchiccio rispetto all'estate, anche se per me dire bianco è molto relativo, però non capisco, vabbè, comunque. Passo alle sopracciglia, così lascio il tempo di fissare. Utilizzo il Precisely My Brow Pencil, il mio è il numero 4, se non mi sbaglio, sì, di Benefit, ed è uno dei migliori perché io riempio esclusivamente qua in mezzo. Poi vado con quest'altra, il Brow Contour Pro,
e vado con la colorazione un po' più chiara a definire un pochettino in mezzo. E poi praticamente vado a prendere questo qui di Flormar, che è appunto un gel per fissare le sopracciglia. Lo metto sopra. Io lo modello con il mio pettinino. Potrei utilizzare questo di Fenty Beauty, questo sarebbe tipo una specie di illuminante a dir la verità, però io lo vado ad utilizzare per illuminare leggermente la palpebra. Questo ne ho messo veramente pochissimo, vado a ridefinire il contorno, cioè l'angolo esterno, con un colore neutro, marroncino, insomma, però opaco, che a me piace tantissimo questo colore. Sono tornata a casa, sono andata a mangiare sushi e niente. Poi alla fine, cioè, la cosa degli Obeobe è stata un po' una ciofeca, perché a dir la verità stavano montando ancora tutti i mercatini in Duomo, e a parte che c'era pieno di gente, era pieno. Però era carino perché c'era un albero in Duomo in cui lo sponsor quest'anno è la Unipol, e poi invece c'è sempre lo Swarovski dentro e forse Vittorio Emanuele, e c'è dentro la galleria, e però cioè, c'era troppo casino, non abbiamo visto i mercatini, insomma un fallimento oggi. Abbiamo sbagliato perché saremmo dovuti andare secondo me alla biblioteca degli alberi in Garibaldi, però vabbè, niente, a parte questo io vado a dormire subito, perché così almeno domani mi alzo presto, perché mi aspettano veramente tante ore di studio. Ci vediamo domani. Buongiorno. Allora, niente, stamattina faccio colazione velocemente e poi devo praticamente finire il mio elaborato del tirocinio, quindi mi devo veramente muovere. Allora, scusatemi, ho dovuto aumentare un po' l'ISO, ce li ho i capelli, non è che non ce li ho, perché non so perché stasera, cioè sì, stasera mi sono appena alzata, stamattina non si vede una mazza. Comunque, oggi appunto è il... aspettate che giorno è, prima che faccio una gaffa, è il 18, e io sono una pessima persona, perché non sono riuscita praticamente a vloggare una mazza. Nonostante ciò però, io nei precedenti giorni avevo fatto qualche vlog qua e là, eccetera, eccetera, eccetera. Ma poi non ho più avuto la briga fondamentalmente di mettermi là a montare, ho riscontrato un po' di problemi nell'ultimo periodo e quindi diciamo che mostrarmi magari vulnerabile o comunque dove magari mi lamentavo sempre non aveva nemmeno senso mostrarmi nei vlog così, e quindi ho pensato appunto adesso che sono un po' verso la fine, se arriva, cioè arriveranno tra virgolette le vacanze, arriva il Natale, e volevo raccontarvi un pochettino quello che avevo fatto nell'ultimo periodo, magari inserendovi anche le clip dentro. Era praticamente il 9 di dicembre, che era una domenica, e io facevo ponte per il ponte di Sant'Ambrogio, perché a Milano si fa appunto il ponte, no? Buongiorno, madonna mia, no, sono scioccata dalla vita, guardate la mia faccia. Comunque, oggi è domenica e finalmente vado alla fiera dell'artigianato. Pronta ad andare in fiera. Non penso che porterò questa perché odio troppo la Rolex, sennò c'ho su troppa roba, quindi vloggerò col telefono. Niente, ho fatto sto trucco. Alla fine ho messo il vestitino, questo qua di Stradivarius, ma cioè mi vesto ormai sempre uguale tutti i giorni della mia vita. Ma pace. Scendo un attimo in macchina perché devo portare giù le ciabatte prima che mi dimentico domani in turno, e io sono scalza e non ho ciabatte. È stata una bella giornata, abbastanza una spacchinata, perché poi dopo io il giorno dopo, se non mi sbaglio, avevo... o la mattina o il pomeriggio, insomma, però comunque avevo il turno sicuro, ed ero stanchissima, cioè ero veramente morta, perché ci siamo girati praticamente, abbiamo iniziato da lì. Italia, però lì abbiamo girato la Campania a Valtellina, perché siamo andati a mangiare gli shot. E poi abbiamo iniziato a girare tutto, quindi un po' tutta l'Europa fino a finire nell'A. Veniamo qua con le bambine. Andiamo di là.
fortunatissima perché alla fine siamo andati là prestissimo e poi abbiamo continuato a girare. Non contenti di tutto ciò, dove siamo andati? Siamo andati anche al Castello Sforzesco perché c'erano appunto gli Obei Obei ed era, se non mi sbaglio, l'ultimo giorno degli Obei Obei, che sono i classici mercatini di Sant'Ambrogio a Milano, che se non mi sbaglio lì dopo tutto il ponte di solito levano tutto e lasciano solamente i mercatini di Natale, però non vorrei dirvi una notizia falsa, non lo so effettivamente. Non contenti di tutta questa sfacchinata, poi da lì sono ritornata a Monza perché abbiamo fatto una specie di sorpresa, abbiamo portato un pensierino ad un collega appunto del Moroso e quindi da Milano di nuovo Monza, poi da Monza a Milano, cioè un casino assurdo, eravamo stanchissimi, cioè eravamo veramente morti, però il pensiero è stato apprezzato, insomma siamo stati contenti, ecco. E poi l'abbiamo voluta un po' improvvisare perché con i vari turni così non ci saremmo mai decisi, cioè probabilmente non gliel'avremmo mai consegnato il regalo insieme, quindi cioè, ho pensato facciamolo adesso, non lo facciamo più. E niente, quindi eccoci ritornati insomma al 18 di dicembre, dove l'altro ieri, che era il 16, giusto? Sì, il 16 di dicembre io ho praticamente fatto turno 1 in tirocinio. Sono andata in ospedale, subito dopo l'ospedale sono uscita e sono stata super felice perché ho visto la Federica, che è una mia amica del mare, diciamo così. Allora, tutta la nostra storia, diciamo così, è nata perché lei appunto mi seguiva tramite i video, per poi scoprire insomma dove abitassimo, eccetera eccetera eccetera. E quest'estate ci siamo visti perché io ero andata, cioè quando vado al mare di solito in Liguria vado ad Eiva, e lei è di Sestri, quindi è abbastanza vicina, ed era quella ragazza che magari avete visto, intravisto tra le foto, non foto, insomma, o magari anche nei videovlog, adesso io non mi ricordo più, che appunto io la considero la mia amica del mare, ecco, ed era venuta a Milano per affari suoi, insomma, di lavoro, e niente, quindi la sera ci siamo viste, abbiamo fatto un giro per il Duomo, abbiamo fatto un bel giretto, insomma. L'unico problema, ragazzi, è che, cioè, a parte che faceva un freddo perché tecnicamente era prevista neve, e secondo me nevica questo mese qua, nevica sicuro perché fa troppo freddo, solo che a Milano c'è troppo smog e non si formerà così facilmente. Alla fine ci siamo spostati verso Moscova e siamo andati a fare aperitivo in questo posto che io vi giuro, se, cioè non è per pubblicità, ma io quando dico che le cose sono buone veramente, e anche perché non è pubblicità di niente effettivamente, si chiama La Prosciutteria, la fermata della metro è Moscova e addirittura la gente sta lì ad aspettare per poter entrare, quindi è tipo una specie di vineria dove ti fanno la tagliata di roba da mangiare, e alla fine abbiamo pagato 10 euro a testa, una tagliata lunghissima di cui vi metterò sicuramente o la foto o qualche clip, e poi ci siamo presi, io mi sono presa il vino della offerto dalla casa, il vino rosso, e lei si è presa prima il bianco e poi il rosso. Questo è il nostro aperitivo abbondante, devo dire. Buonissimo, ma veramente buono, veramente 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 buono. Fatto sta che io torno a casa tipo verso le 9:30, al tempo di parcheggiare eccetera eccetera, anzi Fortunella e io, perché mi era venuto a prendere mio padre, torniamo a casa e verso le 10:15, perché adesso non mi ripro, comunque non era prestissimo, io avevo solo in testa quando ero in ascensore che bello, adesso torno a casa, mi rilasso, dormo, perché tanto il giorno dopo ho pomeriggio, così sono tranquilla e serena, posso scrivere il mio elaborato del tirocinio, posso fare tutte le mie cose, bla 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 bla. Entro in casa e vedo mio cugino, cioè, ho detto, ma che ore sono? Questo a quest'ora sta già dormendo, che cazzo ci fa qua? Pensando invece nella mia testolina, che praticamente mia zia mi avesse fatto un po' una sorpresa, che mi avesse portato qualche dolce, io già stavo pensando di nuovo a mangiare, nonostante fossi mezza brilla, piena come un ovetto, ho detto, boh, vabbè, magari dato che comunque anche i miei zii sanno un po' il periodo un po' così complicato sempre dell'università, soprattutto in quest'ultimo periodo qua, ho detto, magari mi hanno voluto farmi una sorpresa. E niente, fatto sta che mio cugino mi guarda e mi fa, c'è una sorpresa per te, tipo stile soldatino così. Ciao. Vado verso qua, verso la cucina, perché noi abbiamo cucina e salottino a vista, la cucina a vista, no? Io
praticamente vi giuro, penso di aver fatto tipo una faccia così. Non lo so, sono rimasta. Avete presente il bambino di mamma perso l'aereo? Uguale, uguale, quella faccia lì. Scioccata, che non riesco neanche a dire una parola. Vi giuro, ho dovuto realizzare, perché ho dovuto sgranare gli occhi per bene. Ok, ho detto, secondo me sto avendo una svista perché sono ubriaca. E tipo mia mamma, che lei se la rideva, perché anche lei aveva saputo da poco questa sorpresa. Mio papà entra e vede praticamente questo mio zio, che è venuto direttamente dalle Filippine per fare Capodanno qua, cioè per fare Natale qui. Tipo, loro due non si vedevano dal 2009. Cioè dal 2009, ragazzi. Io non, lui non lo vedevo dal 2014, da quando c'è stato, avevo fatto anche i vlog vecchi, il funerale di mia nonna, tra il fine 2014 e inizio 2015. Quindi comunque, insomma, sono un po' di anni che io alla fine effettivamente non vado nelle Filippine. E loro alla fine infatti hanno detto, dato che voi non venite mai, abbiamo deciso di venire noi. Quindi dopo mia mamma ha chiamato l'altra mia zia, è venuta la moglie di questo mio zio qua, quindi un'altra mia zia, insomma, un casino di parenti, vi giuro. Poi quando ho realizzato, sono scoppiata a piangere, ma non lo so perché, cioè ero contenta, era una cosa che non mi aspettavo, ed erano persone che effettivamente non vedevo da veramente tantissimo tempo. Quando, vi giuro, quando me li sono riviste qua dentro in casa, credetemi, loro non sono mai stati in Italia, cioè sono stati fortunatissimi perché sono riusciti a prendere il visto subito e hanno preso e sono partiti, nessuno sapeva questa cosa. Doveva venire anche un altro mio cugino che studia medicina lì, ma non è potuto venire perché era in tirocinio. Tra l'altro poi questa mia zia mi ha raccontato che anche lui continua a piangere ogni volta che torna a casa, anzi fa, no, l'altra sera figurati è tornata a casa che diceva che si voleva ritirare perché non ce la faceva più. E tipo, io scioccata, che vi giuro, infatti poi quando anche ho visto quest'altra mia zia, boh, non lo so, sono ormai è dal 2016 che ogni anno viene a trovarci qualche parente, dato che noi non andiamo mai. È stato bellissimo, anche perché è stato un periodo in cui effettivamente io ho vissuto esclusivamente per l'università, no? Dove però l'università non è tutto. L'università non è tutto perché c'è anche la tua vita dietro. E mi sono resa conto comunque di aver tralasciato tanto la mia famiglia, specialmente mia mamma e mio papà, soprattutto per questa università. Che magari tornavo a casa che ero snervata, scherzata, rispondevo male, così cos'ha. E vi giuro, cioè, boh, non lo so, è stata una sorpresa che ho apprezzato tantissimo e non me l'aspettavo per niente. Quindi infatti c'era quest'altra mia zia, che era quella che aveva organizzato tutto il Trantan, che era quella che sapeva tutto sin dai principi, perché adesso loro appunto stanno là, che poi siamo vicini di casa alla fine, e hanno detto che stanno qua fino al 30 di dicembre e poi però fanno Capodanno, non mi ricordo se lo fanno in Giappone o cosa, perché l'anno scorso nel 2017 è venuto uno dei loro figli, perché loro hanno due figli maschi, quindi questo mio pseudo cugino che aveva l'amorosa giapponese, e poi però loro si sono sposati tipo a luglio, il 15 di luglio, una cosa del genere, di quest'anno, che io infatti dovevo andare al matrimonio così cos'ha, ma dove ero in tirocinio in RSA e quindi non potevo, perché io avevo assistito alla loro proposta di matrimonio, ero quella che aveva fatto le foto, a me mio cugino me l'aveva detto tipo all'ultimo prima di mostrare, cioè vi giuro, la scena è stata questa, eravamo in Piazza Duomo, era il 28 di dicembre del 2017, mio cugino mi fa, secondo te dov'è un posto carino per questo? E mi mostra l'anello, io tipo ho detto, cosa? Mi fa, ti prego, cioè cerca di stare, e io tipo, ok. No, vi giuro, è stato imbarazzantissimo, cioè proprio imbarazzantissimo, però vabbè, e niente, quindi è una cosa che ho apprezzato tantissimo, boh, non lo so, mi ha ridato un po' di carica, un po' di gioia, poi adesso comunque il Natale si avvicina e quindi boh, sono veramente molto contenta. Altra cosa, altro aggiornamento, poi dopo devo finire il librellate perché si sarà già raffreddato tutto e poi devo andare a studiare. Capodanno, penso che lo passerò col moroso, poi adesso vedrò, perché si dice, molto probabilmente magari giro un vlog, ma anche così per tenercelo per ricordo, e sono, insomma, sono molto contenta perché appunto avevo intenzione di starla a cucinare tutti insieme, bla bla bla, poi insomma vi racconterò nel mentre, anche perché poi da quando finirò tirocinio riuscirò di nuovo finalmente a fare il vlogmas, o comunque i vlog in cui vi aggiornerò piano piano. E niente, ragazze e ragazzi, ovviamente questo era quello che vi volevo raccontare, che mi è successo nell'ultimo periodo. Altra ultima cosa che ci tenevo a mostrarvi è che questo mio cugino che si è sposato con, che adesso ha la moglie che è giapponese, che erano venuti qua l'anno scorso,
mi ha portato, cioè ovviamente i suoi genitori mi hanno portato questo, che se non mi sbaglio è il classico polveron di questo brand filippino che io amo, amo dalla follia, il Goldilocks. E questo qui è ai cookies, al gusto cookies. Questo. E poi c'è quest'altro che invece è coperto di cioccolato, cioè sono sempre i polvoron, che è una cosa, è un dolce classico filippino fatto praticamente con tipo il latte in polvere, una roba del genere. Vabbè, comunque è un dolce tipico. E questo qua è coperto di cioccolato, invece questo è senza cioccolato. Loro sapevano benissimo che a me piaceva il cioccolato. E poi ci sono questi, che sono i mango tart, tipo come se fosse mango... è il mango secco, ok? A forma di dolcetto. Quindi non vedo l'ora, adesso ne mangio uno sicuramente. Voglio assaggiare questo qua. Boh, sono troppo contenta. Ogni volta quando magari viene qualche parente dalle Filippine, mi piace perché là il Natale si passa totalmente diverso da qua in Italia. È molto più sentito, è molto più familiare, molto più caloroso, molto più accogliente. Come giù, per esempio, nel sud Italia. Non sto dicendo che al nord non sia così, però al nord si tende ad essere un po' più freddini, in generale. Invece giù si fa molto più baldoria, e figuratevi da me, altro che baldoria. Quindi se riesco filmerò anche qualcosa a Natale. Sperando poi di non star male, perché... di stomaco, o mangio esclusivamente troppo, o non mangio niente. Assaggio anche questo, va. Molto più buono. Mancano 3 giorni alla fine di tutto, quindi sì. Niente, penso che caricherò oggi stesso questo video, perché così me lo monto per bene, eccetera, e ve lo metterò online. Io vi ringrazio soprattutto tantissimo perché nell'ultimo periodo, soprattutto su Instagram, mi supportate tantissimo in una maniera incredibile, e sono veramente tanto felice perché penso di avere una famiglia bellissima in generale qua sul web. E credetemi, io ne vado molto orgogliosa, perché so che in generale non siete solo un numero, non siete i follower comprati, come la maggior parte delle persone. Non facciamo nomi, che è meglio. Mi viene da ridere perché io spesso mi capita di parlare con alcune mie amiche che appunto fanno i video qua su YouTube, che a prescindere dal fatto che sono amiche, sono anche tra virgolette colleghe sul web, no? E a volte veramente ci viene da ridere perché dico, ma sta gente, ma poi che senso ha sprecare i soldi per comprarsi follower? Vabbè, fatto sta che io adoro tantissimo il fatto che voi siate reali, che voi ci siate, che siate presenti, che c'è confronto e che c'è scambio, insomma, e sono veramente tanto felice. Alla prossima, ciao!